Buonasera a tutti. Io ho aderito a questa richiesta del sindaco e rimango molto, veramente allibito su sta vicenda, insomma, perché è la solita cosa, il solito comportamento che esclude, soprattutto quando si tratta di questioni di una certa rilevanza come questa, che incide sul territorio in modo violento, non si procede ancora una volta con l'ascolto di coloro che gestiscono il territorio, di coloro che poi subiscono soprattutto le incidenze negative di certi provvedimenti o di certe iniziative. Non vi nascondo che anch'io a Crosio ho avviato una battaglia verso un privato che probabilmente sollecitato o incoraggiato dalla Regione vorrebbe realizzare sul territorio comunale un fazzoletto di terra, fra l'altro. Crosio è un fazzoletto di terra e ho notato, e questo è il mio timore nella vicenda vostra, ho notato che c'è una non solo accondiscendenza tacita da parte dell'organismo regionale, ma mi pare che ci sia una sollecitazione, quasi un incentivo verso coloro che... Ora, da un punto di vista, le perplessità del sindaco di Cariato sono le mie, cioè ci avviamo verso una stagione difficile, di nuovo, ed è stamattina la notizia che hanno chiuso Bucita, di nuovo, che siamo costretti a portare i rifiuti a Lamezia Terme, senza soldi, senza mezzi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo verrebbe quasi da pensare è il grimaldello che vuole spingere in certa direzione. Palesemente è la debolezza di una giunta regionale che nel tempo lungo ormai non riesce più a dare risposte e ci catapulta velocemente davanti a rischi di fermi, di blocchi, di difficoltà, quindi di disagio. Per cui sembrerebbe quasi lo specchietto delle allodole che poi ci potrebbe spingere a sopportare ciò che impunemente viene fatto, cioè impunemente nel senso che viene forzatamente fatto senza ascoltare il territorio. Io ricordo un periodo lontano, 1984-85, quando nell'altra vita facevo ancora il sindaco a Crosia. E per approdare ad un diritto della città, che era quello di riappropriarsi del litorale che era stato violentato da privati con la costruzione di 53 villette abusive, è intercorsa l'ira di Dio, cioè un braccio di ferro, ma non con i proprietari delle villette, con il tribunale e con la regione e con... Perché? Perché la via più comoda di questa gente è quella di evitare guai, di barcamenarsi, no? Nel dare ragione un po' a destra e un po' a manca e nel non assumere mai decisamente certe posizioni. È apprezzabile la considerazione di Filippo quando dice se non ci fosse mancanza di programmazione e si dessero, no, indicazioni precise e chiare, in direzioni precise e chiare, probabilmente non arriveremmo a questo punto, per non farla lunga. Io ho un'opinione, sindaco Salvati. Siccome esistono, non so se giuridicamente mi sbaglio, poi l'avvocato di mandato riccio sindaco mi correggerà, ma qui è stato calpestato un diritto ed è stato commesso più di un abuso, mi pare. La Regione è d'accordo a far navigare questo calpestio, questo abuso e questa rottura di diritto. Il Comune, l'ente, il sindaco, preso atto di quest'abuso, che può essere marginale ma che è nel contesto di un progetto, secondo me dovrebbe porre un problema giuridico sequestrando tutto,
sequestrando con un atto unilaterale d'imperio, perché lo può fare, ritengo, mettendo poi la magistratura e la regione non più nella posizione comoda, no, del cane, ma della lepre che deve scappare. Non so se mi sono spiegato. Se giuridicamente non esiste un contrasto, o se esiste, comunque ritengo che sia utile farlo scoppiare. Se il sindaco sequestra, io ho riferito di quel fatto di poco fa, quando il tribunale giocava per motivi suoi sul provvedimento di demolizione di quelle case. Io intanto sono andato a sequestrarle e non ho consentito di aprirle per 2 stagioni. Alla 3ª stagione il Consiglio di Stato mi ha dato ragione. Ora, se il sindaco va a sequestrare la discarica, tutta la discarica, per difformità da progettazione, per una serie di motivazioni che mi pare ci siano, se non ho letto male, scoppia il contrasto giuridico, che intanto blocca le cose, poi si vedrà, poi si va avanti. Io questa cosa vorrei dire a coloro che di diritto masticano di considerarla.